Bene a tutti raga dalla vostra Sonero e bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto buona Pasqua a tutti, che sia una felice Pasqua per voi. Mi raccomando, restate a casa, fate quello che volete, ma restate a casa. È molto molto importante, i numeri si stanno abbassando, i contagi si stanno abbassando, le morti si stanno abbassando, quindi ragazzi, se dobbiamo continuare in questa risalita, comunque in questa rinascita, dobbiamo continuare così, quindi restiamo a casa a tutti i costi, non facciamo gli ignoranti e usciamo, come ho visto ieri, gente in Corso Buenos Aires a Milano, pieno di gente, quindi ragazzi non facciamo così, restiamo a casa, l'ultimo sforzo e poi vedete che fa magari un mesetto, riusciremo ad uscire come i tempi passati e riusciremo a rivivere le stesse emozioni dei tempi migliori. Quindi ragazzi, mi raccomando, restate a casa, che sia una felice Pasqua per voi. Vi devo ringraziare sempre per le iscrizioni, ragazzi, sta andando molto molto bene, siamo già a 430, quindi avanti così. Ah, un'ultima cosa, mi raccomando, ricordatevi di fare altre domande per il Fact Time. Questo qua è l'ultimo video prima del Fact Time, perché oggi pomeriggio appunto ci sarà il Fact Time. Ho già ricevuto altre domande. Per quelli che non me le hanno fatte ancora, se volete farmele sotto questo video, mi raccomando, fatemele. Vi invito a lasciare tanti like per questo video, che è veramente un video pazzesco perché è una bomba di mercato. Iscrivetevi con campanellina, mi raccomando, e condividete il video che per far crescere il canale è molto molto importante. Seguite come al solito Official Calde su YouTube, mi raccomando, seguitelo, seguitelo, seguitelo perché ci tengo molto, perché è un mio caro amico, e veniamo con il video. Allora ragazzi, come avete detto dal titolo, bomba di mercato. Bomba di mercato, di chi si tratta? Allora, ci tengo a precisare che le notizie che porto cerco di prendere dai giornali più veritieri e cerco di selezionarle dai giornali più veritieri, dagli articoli più veritieri. Non prendo notizie così a caso o quelle che capitano per aria. Prendo notizie che mi sembrano comunque attendibili. Allora, ieri su milannews.it è arrivata questa notizia. A differenza degli scorsi giorni, quando il PSG sembrava volerlo rinnovare e Icardi ci stava, appunto, Icardi ha non ha dato il suo accordo con il PSG e vuole tornare in Italia. Appunto, ragazzi, di chi stiamo parlando, come vi ho appena detto, Mauro Icardi, bomba di mercato, Mauro Icardi. Allora, Mauro Icardi che appunto non vuole rinnovare col PSG, ha rifiutato il PSG a sua volta non era convinto, ma appunto era sembrato che voleva rinnovarlo, ma Icardi non voleva più rimanere al PSG perché non trovava più spazio e voleva ritornare in Italia. Voglio tornare in Italia perché, ragazzi, per due motivi. Il primo perché lui si sente meglio in Italia, è un bomber d'area di rigore e in Italia secondo me gioca meglio e l'ha capito per lui l'Italia comunque è un campionato importante e se vuole rendere al meglio deve ritornare in Italia. Secondo perché la famiglia con i figli, con Mandanara, vuole tornare in Italia perché comunque lì hanno la scuola, hanno i loro interessi, stanno bene. A Milano hanno vissuto tutti questi anni, quindi i figli si trovano meglio là e Vandana stessa si trova meglio in Italia. E non ho tutti i torti, perché comunque sono una persona abituata a vivere in un luogo, si trova meglio in Italia. Icardi comunque sappiamo che in quest'estate tornerà all'Inter, perché l'Inter l'aveva dato in prestito a PSG, il PSG sembra non voglio riscattare, quindi al 90% tornerà all'Inter. Ovviamente, a meno di clamorosi colpi di scena, a cui non credo, Icardi non resterà all'Inter. E appunto Icardi vuole rimanere in Italia. Le squadre sono tre: Juventus, Milan e Napoli. Allora, la prima, partiamo dalla Juventus, analizziamo la situazione. La Juventus, che diciamo che ha voluto Icardi anche l'anno scorso, ma Icardi non c'è mai andato alla Juve, sia per questioni di rispetto sia verso l'Inter, ma anche l'Inter che non voleva vendere la Juve, se no rinforzava ancora di più la Juve. Quindi penso che Icardi, se debba essere venuto in Italia. Alla Juventus proprio no, proprio no. Sia per una questione di ambiente, ma anche per una questione che l'Inter non lo venderà mai alla Juventus. Proprio la diretta concorrente per lo scudetto, l'Inter non la venderà mai alla Juventus. Secondo, il Napoli. Il Napoli che comunque l'ha cercato insistentemente, anche il Napoli nella scorsa finestra di mercato, che è il Napoli sempre alle porte, però bisogna vedere cosa accadrà. Bisogna vedere se Milik resterà, se rinnoverà, perché anche Milik è cercato dal Milan, c'è un giro di attaccanti ragazzi pazzeschi in quest'estate. Milik è cercato anche dal Milan, quindi bisognerà vedere cosa accadrà. E Napoli però sembra puntare anche Zlatan Ibrahimovic appunto al Milan adesso. Quindi il Napoli è la squadra con meno possibilità di andare a prendere Icardi, sia per una questione di cash e sia per una questione anche di Icardi che vuole restare comunque in una città vicino al nord.
diciamo, come la Juve al Milan vuole andare. Poi, ragazzi, il Milan, appunto, vediamo il nostro Milan. Il Milan, che appunto lo cerca da insistentemente, ha dichiarato che per Elliot è l'obiettivo importante, che vuole arrivarci. Elliot sembra appunto arrivarci. L'Inter è la squadra che l'Inter vuole cedere al Milan. Vuole cedere al Milan perché? Perché cioè non è che vuole cedere al Milan, ragazzi. Il Milan è la squadra che è più propensa a prendere Icardi, perché il Milan è la squadra di Milano, quindi Icardi si ambienterebbe benissimo al Milan. L'Inter non farebbe fatica a cederlo perché diciamo che con 60-65 milioni, secondo me, l'Inter cederà Icardi. E Icardi, appunto, che vuole rimanere a Milano, resterà a Milano con la sua famiglia. Ovviamente se Icardi vuole rimanere in Italia, l'Inter non lo cede alla Juve, quindi la squadra che sembra più vantaggiata di questa situazione è il Milan. E il Milan tiene d'occhio la situazione. E Icardi sembra aver dato volontà al Milan, che vuole tornare insieme alla famiglia. Sembra aver dato volontà, ragazzi. Quindi sta a Elliot offrire, ragazzi. Io ve l'ho sempre detto, Icardi è il mio sogno di mercato. Icardi è il mio sogno di mercato. Lo vorrei subito al Milan. Immaginerei Icardi con la maglia rossonera che va a esultare sotto la curva interista. Mamma mia, che goduria. Poi un bomber d'area di rigore che ti fa 20-25 gol, se non di più, a campionato. Te la butta dentro. Ha già giocato in Serie A, quindi ha esperienza in Serie A. È stato diverse volte capocannoniere insieme a Immobile. Quindi, ragazzi, perché non andarlo a prendere? L'attaccante perfetto. L'attaccante perfetto per il Milan, per risalire. Come Icardi ha portato in Champions l'Inter, Icardi può portare in Champions il Milan. Io ci credo, ragazzi. Se costruiamo una bella squadra in questo mercato, ce la possiamo fare. E con Icardi lì davanti, fidatevi che andiamo a spaccare i culi. Quindi questa è la notizia. Icardi che vuole tornare in Italia, e la squadra più in vantaggio è il Milan, ragazzi. È il Milan perché appunto la famiglia Icardi vuole restare a Milano, e l'Inter non vuole venderlo alla Juventus, e il Milan tiene d'occhio la situazione. Anche con il Napoli alla finestra, però il Milan più avvantaggiato, ragazzi. Quindi io ci credo, Mauro Icardi lo voglio all'Inter, il bomber argentino. Non vedo l'ora che, se arriva il Milan, apri le orecchie sotto la curva nord, ragazzi. Sapete che sogno, mamma mia. Comunque, fatemi sapere la vostra sulla notizia Icardi, cosa ne pensate. Mi raccomando, per chi non avesse ancora fatto una domanda, per il fact time di oggi, che la faccia, che io risponderò oggi pomeriggio. È l'ultima possibilità oggi. Tanti like per questo video, condividete il video per far crescere il canale, iscrivetevi con campanellina attiva, mi raccomando, per me la tua iscrizione è una grande soddisfazione. Quindi buona Pasqua a tutti ancora, ragazzi, mi raccomando, restate a casa, sempre forza Milan, ci vediamo in un prossimo video, bella!